Ennesima vergogna della Gazzetta dello Sporco, ragazzi, addirittura pubblica documenti segretati, addirittura viola la privacy e quindi commette un reato penale. Ragazzi, lo denunceremo chiaramente a chiare lettere qui nel canale. Ragazzi, seguite il video. Fermi, ragazzi, mi raccomando qui dalla Sardegna. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, per noi è importante, per voi non costa nulla. Attivate la campanellina per sapere quando vengono usciti nuovi video. Mettete like ai video, ragazzi, mi raccomando, come sempre, per il bene della verità, della giustizia, dello sport e del calcio, condividete. Bentrovati da Aldo De Girolamo. Ragazzi, oggi qua in Sardegna è molto ventoso, siamo al nord della Sardegna, quindi sono le bocche di Bonifacio, quindi speriamo che l'audio si sente bene, ragazzi, la Gazzetta dello Sporco si è superata questa volta, ha pubblicato addirittura dei documenti riservati, è andato contro la privacy di CopMiner perché ha pubblicato addirittura i certificati medici dove si evince lo stress, è una cosa veramente riservata e sporca. Questa tra l'altro si va nel penale, ragazzi. Quando riguarda la Juventus, la Gazzetta dello Sporco supera ogni limite, ragazzi. Vi ricordate, no? Con Pogba cosa ha combinato? Quello che aveva combinato pure con Pantani, mentre con Sinner, ragazzi, con Sinner invece addirittura hanno aspettato prima che venisse assolto, prima di dare la notizia, eppure si sapeva da maggio che il ragazzo era risultato positivo all'antidoping. Ma ragazzi, questa è una cosa indegna e vergognosa. Ora, al di là di questa storia, ragazzi, continuano con la solita racconto del fatto che CopMiner è un giocatore poco professionista, è un traditore, è di tutti i colori, ne stanno dicendo. E fortunatamente Pedulla invece si veramente mi ha meravigliato perché ha tirato fuori la verità e ha detto come veramente stanno le cose. Adesso lo andiamo ad ascoltare perché, ragazzi, veramente è indegno e indecoroso che quando un giocatore, ripetiamo, vuole andare via dalla Juventus diventa un eroe, la Juventus lo vuole trattenere, la Juventus è quella cattiva che non vuole far andare i giocatori dove vogliono andare, mentre quando CopMiner, se un altro giocatore vuole venire alla Juventus, se ne inventano di tutti i colori, ragazzi. Ascoltiamo cosa ha detto Pedulla. No, posso dirvi una cosa, io ho visto una campagna mediatica dal mio punto di vista allucinante nei riguardi di CopMiner, va punito, non devono pagargli lo stipendio, devono lasciarlo fuori per 6-7 mesi, ma ci sono due passaggi, l'estate scorsa e le sue dichiarazioni di marzo che non sono state mai contraddette queste cose dall'Atalanta, cioè l'Atalanta non ha detto a marzo guarda che tu anche se dici di voler andare via non ti diamo. E quindi se era una strada ed è una strada secondo me spianata, ma Lukman ha fatto una cosa nettamente peggiore, cioè Lukman si è svegliato la mattina e ha detto non parto sul nulla, come dicevi, sono due situazioni, ma la cosa grave che sul nulla mediaticamente Lukman è il santo e CopMiner è il diavolo. E non mi sembra corretto. No, hai ragione. Credo che sia stato peggiore l'atteggiamento di Lukman. Hai ragione, la penso come te, credo che questo sia dovuto un po' al fatto che di Lukman si parla da 48 ore e di CopMiner invece parliamo da 4 mesi, quindi sostanzialmente il fatto che... No, anche da 8, perché io appunto voglio ricordare che noi il 14 di agosto, il 15 di agosto del 2023, il Napoli si presenta con un'offerta di 47 milioni cash per CopMiner, l'Atalanta dice rifiuto, l'Atalanta va da CopMiner e dice stai tranquillo che l'anno prossimo se arriva un'offerta di questo tipo ed è più alta ti liberiamo. Lukman dalla tripletta fatta in Europa League, grande trascinatore, si è svegliato la mattina ed è stato trattato quasi come un santo. A me sembra invece che sia completamente il contrario. La situazione di Lukman è davvero diversa. Prima delle convocazioni ho parlato con Gasperini e ha detto ho questa situazione, ho questa richiesta. Gasperini gli ha detto te la senti di giocare? Guarda mister, preferisco essere escluso. Non è un atteggiamento da fare, però è stato comunque in sintonia con quella che è stata il tecnico. Sì, da questo però punto di vista il problema dell'Atalanta è CopMiner perché ha creato un precedente. Sì, ma non si è creato alcun precedente. L'Atalanta aveva promesso a CopMiner che l'avrebbe ceduto in presenza di un'offerta da Champions, di una squadra che fa la Champions. Non è un precedente, io sono per l'Atalanta sempre, cioè io ho sempre elogiato l'Atalanta, ma questo sono dalla parte di CopMiner. Quando tu prometti a un centrocampista che lo cedi e l'offerta è arrivata e vuoi aspettare per il tuo legittimo orgoglio, io sono dalla parte di CopMiner, perché comunque tu gli dici
L'Atalanta ha cambiato per un momento idea, perché ha pensato di trattenerlo. E Kop Meners, perché se c'ha lo stress? Perché ritiene dal suo punto di vista, e per me legittimamente, che è stata disattesa una promessa. Poi se per l'orgoglio vuoi buttare dalla finestra 55, 58, 60 milioni, per me sbagli. Perché comunque Kop Meners non è più recuperabile. Non è possibile che un calciatore presenti tre documenti, tre certificati medici per stress. Quelli stressati sono quelli ascoltami, che si alzano alle 8 della mattina e vanno a lavorare. Non e magari hanno un'altra non proposta che, da 1000 euro. No, cioè questa cosa è imbarazzante. Non mi fare pure tu il discorso degli operai che vanno in fabbrica, che se no io mi devo ammutinare per i prossimi 35 minuti, perché sento sempre questi... No, se mi fai pure tu il discorso dell'operaio che per andare alla fabbrica di Perugia a Perugia, con tutto il rispetto per qualsiasi lavoro che è sacro, si svegliano alle 6:15 e me li paragoni con le vicende calcistiche, io vi vado a mi ammutire. Il bello che la giornalista, quella di Bergamo, cerca, ragazzi, in qualche modo di trovare degli elementi. Addirittura Kop Meners viene disegnato come quello che ha creato un precedente, ragazzi, sono decenni. Da quando esiste il calcio mercato che i giocatori si mettono d'accordo prima e provano a fare muro per andare dove vogliono, addirittura invece Kop Meners come se fosse stato il primo a fare questa cosa. L'Atalanta, mettetevelo in testa, aveva promesso a Kop Meners di andare via, adesso per una situazione di orgoglio l'Atalanta si mette contro. Il Napoli ha fatto così con Giuntoli, la Fiorentina sta facendo così con Gonzales, l'Atalanta sta facendo così con Kop Meners. La verità, ragazzi, è che noi, la Juventus, deve capire che in Italia non deve più fare mercato, non deve più finanziare queste squadre di calcio, non deve più finanziare le squadre di Serie A. Perché noi gli facciamo un piacere e addirittura ci fanno una guerra, non solo mediatica ma anche economica e di mercato. Ci stanno trasportando ad arrivare l'ultima giornata. Adesso probabilmente giocheremo con la Roma con una rosa veramente ridotta, cioè metteremo a rischio uno scontro diretto per una situazione di orgoglio, perché devono accontentare le loro tifoserie squallide anti-juventine. Quindi basta fare mercato in Italia, ragazzi, basta, perché in Europa ci sono le squadre, ci sono i giocatori. E poi, ragazzi, parliamoci chiari, in Europa abbiamo Čeferin, ragazzi, veramente indegno. Adesso abbiamo scoperto che Mbappé ha denunciato il Paris Saint-Germain, cioè la squadra del cuore di Čeferin, e che rischia praticamente 55 milioni di stipendio non pagato. Adesso, oltre, dopo quello che era successo al City, adesso è successo anche al Paris Saint-Germain, che non ha pagato gli stipendi, ragazzi. In questa situazione qua si rischierebbe l'esclusione delle coppe, voi vi ricordate, no? La Juventus è stata esclusa prima dalla Champions League e poi anche dalla Conference League per le plusvalenze, per una cosa ridicola. Ridicolo, ragazzi, queste fanno plusvalenze, fanno falso in bilancio, addirittura non pagano stipendi per 50 milioni e vedrete che la faranno franca, ragazzi, perché questo è lo sporco del calcio, questo è il sistema marcio interista che governa dal presidente Infantino fino ad arrivare all'ultimo guardalinea di provincia. Hanno occupato ogni posto di potere, ragazzi, dobbiamo distruggerli. Fatemi sapere cosa ne pensate commentando il video qua sotto, ragazzi, e fino alla fine. Forza Juventus!